Alla ricerca della perfezione, BMW ha ritoccato le grandi GT Premium della serie 6 con piccoli interventi sul design esterno, nuove finiture per gli interni e un tocco di sportività. Le tre versioni della sportiva bavarese Coupé Cabrio e Gran Coupé acquistano, grazie a nuovi colori e agli interventi su paraurti, mascherina e gruppi ottici, un pizzico di grinta in più. Nell'abitacolo spiccano i sedili con rivestimento in pelle bicolore. Tuttavia, volendo, come se queste serie 6 non fossero già abbastanza esclusive, è possibile costruirsi una vettura davvero unica con il programma BMW Individual. Naturalmente al top i dispositivi high-tech sia di sicurezza che di intrattenimento, fra cui ancora perfezionato LED-up display di ultima generazione. Un proiettore di informazioni che favorisce la concentrazione al volante, fornendo sul parabrezza tutte le informazioni. Poche novità sul fronte motori, con il meglio dei propulsori BMW e potenze da 313 a 560 cavalli. Ogni versione peraltro è disponibile con trazione integrale X-Drive e abbinata al cambio automatico Steptronic a 8 marce. Nonostante le potenze, la nuova serie 6 è riuscita comunque a migliorare leggermente i consumi, che sono ragionevoli con percorrenze medie intorno ai 10 km con un litro. Nel listino Land Rover scompare la Freelander, ma la sua eredità è raccolta dalla Discovery Sport, un SUV di dimensioni non eccessive, 4 metri e 60, versatile ed elegante. Più lunga e spaziosa rispetto all'Evoque, la Discovery Sport offre l'opzione dei 7 posti. Non inganni comunque la raffinatezza del design degli interni. Al momento opportuno la Discovery Sport non dimentica di essere una Land, tirandosi fuori senza impiccio dalle situazioni più insidiose. Il merito è anche del raffinato Terrain Response, che si abbina a una quantità di sistemi high-tech per permettere alla Discovery di immergersi in guadi fino a 60 cm d'acqua o di inerpicarsi su sentieri innevati.